Il consenso che oggi Putin ha e che noi occidentali non ci spieghiamo per il pugno di ferro, il carattere dispotico con cui governa e con cui tiene sotto scacco le opposizioni. Putin ha saputo risvegliare l'anima imperiale della Russia, che noi occidentali pensiamo sia legata all'esperienza sovietica, staliniana. Non è così, è preesistente, si potrebbe dire che è eterna. Cent'anni fa c'è stata la rivoluzione, anzi ce ne sono state due nel 1917, quella di febbraio e quella di ottobre, un'abdicazione, una guerra che durava da 3 anni e quindi l'occasione straordinaria di provare a fare il cronista di una rivoluzione, perché questo, io non sono uno storico, questo ho provato di fare, è raccontare la cronaca di un fatto di 100 anni fa. È un grande romanzo popolare, non il mio libro, ma la vicenda del 17. E certamente la rivoluzione ha innescato un'epoca che poi ha tenuto in scacco quel paese per 70 anni, col ferro e col fuoco, come dice il titolo del mio libro. C'è un verso della poetessa Anna Akhmatova che, parlando della rivoluzione, dice: «Come un fiume io fui deviata, mi deviò la mia era poderosa». Ecco, è come un fiume che ha deviato il corso della storia. Prima ci si fa una traccia storica personale degli eventi e poi va a verificarlo sul posto. Naturalmente non ci sono più dei testimoni, perché sono passati 100 anni, ma i luoghi parlano. Il posto che mi ha sedotto di più è una città, è San Pietroburgo, che allora si chiamava Pietrogrado, una città che ha cambiato 4 volte nome, una città magica che è stata non solo lo scenario, ma proprio l'attore di questa vicenda. Una scrittrice che teneva un diario dell'epoca, Zinaida Gippius, dice: «Nulla è successo fuori da Pietrogrado in questo 1917, tutto è successo qui». Mi ha interessato molto la figura di Trotsky, è stato quasi incredibile aprire quella porta nel palazzo dello Smolny, che era la centrale della rivoluzione, e trovare l'ufficio di Trotsky così com'era in quell'epoca, con la mappa della città di Pietrogrado sul tavolo dove avrebbe sferrato l'attacco, e poi quella stanza in cui entra Lenin, quella stessa stanza, e Trotsky si alza in piedi e gli dice: «Questa stanza è vostra, io mi sposto», e dietro un tramezzo c'è ancora un letto completamente arredato, pronto, come se Lenin dovesse tornare questa notte. Che lezione se ne trae? Che il consenso che oggi Putin ha e che noi occidentali non ci spieghiamo per il pugno di ferro, il carattere dispotico con cui governa e con cui tiene sotto scacco le opposizioni. Però Putin ha saputo risvegliare l'anima imperiale della Russia e dalla vicenda del 17 si scopre che l'anima imperiale che noi occidentali pensiamo sia legata all'esperienza sovietica, staliniana, non è così, è preesistente, si potrebbe dire che è eterna. Per me è diventata un'ossessione da cui fatico a uscire. Mi dico che ci deve essere qualche porta laggiù in fondo e che prima o poi la troverò. È stata un'ossessione meravigliosa, magnifica.